Caro Franco, intendo riferirmi a Franco Piacentini, mi trovo adesso qui a Modena e finalmente vedo bene, perché me l'avevi mostrato dalla macchina, questa famosa rotatoria scartazza, anzi la futura, speriamo, la futura rotatoria scartazza di cui si favoleggia, che addirittura io pensavo, in base a quello che tu avevi scritto prima delle elezioni europee, che ormai fosse cosa fatta, invece vedo che non vedo ruspe, non vedo assolutamente niente. Allora ecco, dico, spiegami un tantinello la situazione, perché non vorrei che anche a Modena facessero come in altre città, che prendono in giro i cittadini. Ma diciamo che questo è uno dei punti neri, diciamo, della nostra città. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto almeno 3 morti e oltre 50 feriti su questo punto. Uno dei morti è Francesco Cricchi, che è figlio di un nostro rappresentante di sede di Rieti, era un tenente dell'Accademia Modenese, un tenente medico, studiava medicina e venne investito proprio sull'incrocio, gli venne tagliata la strada mentre lui procedeva da Modena verso Bologna in moto, e il poveretto morì sul colpo praticamente. E a seguito di questo incidente, avendone già visto qualcun altro prima, ci maturammo l'idea, insomma, di cercare di migliorare anche la sicurezza di questo punto, per cui chiedemmo una rotatoria su questo punto, in modo da poter agevolare l'immissione da chi proviene da via Scartazza sulla via Emilia, agevolare l'immissione di chi dalla via Emilia proviene in direzione Bologna-Modena e deve entrare su via Scartazza, e nello stesso tempo rallentare la velocità d'ingresso nel centro abitato, perché in momenti di scarso traffico le velocità sono assolutamente eccessive, nonostante vi sia un limite di 50 all'ora, questi non sono assolutamente rispettati. Siamo arrivati lo scorso anno a fare una manifestazione che è riuscita abbastanza bene, con un buon coinvolgimento della cittadinanza, richiedendo ulteriormente la costruzione di questa rotatoria. Si è arrivati a, diciamo così, a una progettazione dell'opera. Siamo arrivati un po' lunghi, perché in realtà avremmo già dovuto vedere almeno una qualche recinzione, una qualche ruspa parcheggiata, però ci dicono che entro il mese di ottobre i lavori dovrebbero partire. Lo scorso giugno dissero che sarebbero partiti a ottobre e sarebbero stati ultimati entro la fine dell'anno, e non solo ultimati ma addirittura collaudati entro la fine dell'anno. Adesso il nuovo sindaco Giancarlo Muzzarelli ha spostato un po' la data di fine lavori a maggio 2015. Io ho risposto che terremo nota, insomma, di questo suo impegno, anche se ci fa scivolare le date di ultimazione dei lavori, preannunciando però, in caso di incidente su questo punto, che faremo sicuramente un esposto alla magistratura, perché non è tollerabile, dopo tanti anni e dopo, diciamo, innumerevoli incidenti, che su questo punto non si intervenga fisicamente per modificare, diciamo, la geometria della strada. Franco, scusami, dall'altra parte della strada mi pare di leggere un manifesto a destra che dice porta la pala ai FVS, e a sinistra non so se è uguale. Adesso io ingrandisco, faccio legge a chi ci sta seguendo, faccio quello che, insomma, è possibile leggere, e tu illustra un pochettino questi due documenti. Sì, questi erano due poster, diciamo così, che avevamo fatto
lo scorso anno a settembre, in occasione appunto dell'iniziativa della manifestazione che avevamo chiamato Porta la Pala. E nel primo effettivamente c'era scritto Porta la Pala, vogliamo i lavori in via Scartazzi, via Emilia, ci vuole una rotatoria perché insomma ci sono stati troppi incidenti in questi anni. Nel secondo era riportato invece, diciamo, le motivazioni un po' più specifiche, insomma la quantità di incidenti, il costo sanitario che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, perché comunque ogni morto ci costa una certa cifra e altrettanto ogni ferito mediamente. E avevamo fatto un calcolo, se non ricordo male, che in questi 10 anni la sanità pubblica avrebbe speso qualcosa come quasi 4 milioni di euro, insomma, il che ci avremmo risparmiato abbondantemente con la realizzazione della rotatoria in tempi, diciamo, più rapidi, insomma, ecco, se fossimo partiti con un certo anticipo. E quindi comunque questa manifestazione c'è stata un anno fa? La manifestazione c'è stata praticamente esattamente un anno fa, è stata il primo settembre, se non ricordo male. Il primo settembre? Esatto. Va bene, vabbè, tanto certamente tu continui a seguire con assiduità la cosa, quindi che diciamo, prima di tornare a che diciamo così scherzosamente a tampinare il sindaco, che data ti sei dato? Ma loro dicono che i lavori partiranno entro il mese di ottobre, per cui diamogli ancora un minimo di tempo, dopodiché ricominceremo a tampinare, perché l'opera è assolutamente necessaria. Poi è logico che vedremo anche un po' le condizioni meteorologiche, cosa faranno quest'inverno, ma volendo avrebbero potuto partire con la bella stagione e portarsi avanti con le opere. Va bene, ok.